Quattordicesima giornata di promozione A. Da un lato il Borzoli che con i suoi nuovi acquisti e l'allenatore Baldi vuole tentare di riscattarsi e pian piano risalire la classifica. Dall'altro la Praese, sicura della sua posizione anche grazie al recente 2-1 contro il Campomorone. Una nuova formazione vincente per i padroni di casa o una riconferma per gli ospiti? Il Borzoli sembra determinato a vincere. Già nei primi minuti si fa strada verso l'area. Prima Varoni oltrepassa la difesa biancoverde ma perde l'occasione. Poco dopo è Piovesan a trovarsi in buona posizione. Tira? Ma peccato, troppo lunga. Finché al 30esimo, sempre Piovesan, velocissimo, insegue la palla, la raggiunge ma un fallo lo fa cadere in area. Non c'è dubbio, è rigore. E la precisione del numero 9, Piovesan, porta il Borzoli al vantaggio. Rivediamo il gol. Ultimo minuto di recupero, 47esimo, ancora Piovesan in area, ma l'arbitro fischia il fuorigioco. Dopo un primo tempo decisamente a favore dei padroni di casa, inizia il secondo carico di tensione. Al 23esimo vediamo la Praese avanzare. Ossuto corre verso la porta ma non riesce a scavalcare il portiere. 35esimo minuto vediamo Piroli che solo avanza nel campo e coglie impreparato Caffieri con un tiro nell'angolo sinistro. Che gol! Rivediamolo in replay. Ma non è finita qui. Calcio di punizione per il Borzoli al 37esimo. È Baroni al batterlo e la mette dentro. La vittoria è ormai quasi in tasca. La Praese non si arrende e con Pinna tenta la rimonta. Pinna che sicuro avanza verso la porta, scarta la difesa e segna al 41esimo. Ultimi minuti accesissimi che vedono gli ospiti tentare il tutto per tutto. Invano. 3 gol e 3 punti importanti quelli di oggi per il Borzoli che, nonostante non servano a risollevarlo dall'ultimo posto, segnano la ripresa della squadra.